Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Androlink e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Inazuma Eleven Rayman Legacy. È una ACROM, come potete vedere, ha i personaggi di Ares qui, anche se in realtà sono quelli di Orion, con la maglia di Orion, e sono praticamente stati inseriti in questa ACROM. Allora, intanto faccio partire il gioco perché sennò mi fa ricominciare con la sigla che è discutibile. Questa ACROM, trovate il link in descrizione, si può scaricare da un server Discord. Ho tolto il mouse e niente, c'è anche il salvataggio dentro, quindi potete magari provare le partite se volete provarle, per vedere insomma come sono stati cambiati i vari personaggi, ma vediamoli prima insieme. Hanno cambiato anche un po' insomma lo stile grafico, il che fa sempre bene una svecchiata. Hanno cambiato un po' tutto, sì, insomma, io sto giocando ovviamente da emulatore, non serve che vi dica quale ovviamente, penso che sapete tutti quale emulatore ci vuole per un gioco del DS, eh? Abbiamo tutti quanti i personaggi a 99, vediamo però, allora, qui abbiamo Golem, Iwato Takashi, bellissimo, è molto particolare lo stile di disegno, eh? Anche se abbiamo però i personaggi di Ares, abbiamo anche Mark in porta, va bene. Penso che la descrizione dei personaggi sia anche uguale. Va bene. Abbiamo ok, Micinari. Anche se fate caso all'attributo è molto molto diverso lo stile. Abbiamo ovviamente Inamori Asto. Amante si è scappata na. Mansaku che mi piace tantissimo come giocatore, infatti lo metterò nella mia squadra finale quando e se uscirà Great Road. Hattori. Jack, che vabbè, Jack sì, in effetti ci stanno i personaggi classici sull'anime, quindi Hiyori, Axel ovviamente, Kozomaru, forte, ah poi vediamo anche, ok, ci sono altri personaggi, prima un attimino, poi dopo vediamo anche le tecniche, ecco adesso si possono vedere anche le tecniche, abbiamo Kirina, Hiro, Gojin che è fantastico come personaggio, Tornado di Fuoco, Regate Multiple che è la difesa multipla, Pinguino Imperatore numero 1, Remate Dragon, Dragon Crash forse, non lo so. Abbiamo Norika, ma perché Norika? Ti hanno fatto malissimo nell'anime. Poi abbiamo tutti gli altri personaggi, credo che siano quelli normali del gioco. Il programmatore dice, beh, schiaffaci dentro i personaggi di Ares e via così. Ragazzi, andremo subito a fare una partita per provarli. Ovviamente io non so giocare con l'emulatore, quindi ci vorrà un pochino prima che impari, ma va bene. Tra l'altro, da quello che ho capito, vogliono fare tutto quanto il gioco con queste ROM, quindi è perfetto. Avremo sicuramente il gioco prima di quelli di level 5, se va avanti in questa maniera. Contro la Seisho Gakuen! Vai, facciamo sta partita! E ragazzi, imparerò a giocare con l'emulatore, nolente o volente, perché avrà a che fare con la serie estiva. Non dico ancora nulla, ma mamma mia, quadrato brutto! Mamma mia, che brutto! Rayman aveva scritto nero, perché siamo cattivi probabilmente, però la Seisho ha questo stemma molto molto brutto. Vabbè, purtroppo quando non puoi mettere in alcun modo degli sprite migliori ti accontenti, giustamente. Ah, eccoci. Aizaki! Pinguino Imperatore, zona micidiale. Lancia di Odino. Sì, abbiamo anche attacchi del 2 perché i primi due giochi erano fusi insieme nella versione italiana. Ma questo è Burn. Jude, anche loro hanno Jude, sì. Però perché noi abbiamo... Beh, un po' strano. La mano pelosa non c'è. Ma andiamo, va. Bello, bello, bello. Allora, vediamo un po'. Abbiamo Kozomaru. Io direi di far avanzare Kozomaru, no? E anche Gojin. Ok, vai, vai. Vai, passaggio qui. Passaggio a centro per Asuto. Che va subito al tiro in porta, Asuto. Remate multiple, super relampego. Pagliaro de fuego, ali di fuoco, giusto in italiano? Ali di fuoco! Bella questa. Poi Asuto è tipo fuoco, quindi ci sta. Pugno vengativo. Ah, però gol. Ma, ragazzi, e allora? Non male. Ah, carino però. Ci si sono impegnati davvero, per farla, si vede.
è solo da migliorare un po' lo stile grafico, magari. Secondo me non hanno usato una tavoletta grafica, perché non è proprio pulito lo stile grafico. Se utilizzi... No, sono abituato a Galaxy, che il giocatore puoi premere contro il giocatore e ti va contro la palla, invece qua no. Ecco, questi forse sono stati fatti con una tavoletta grafica, perché si vede, cioè, è un po' strano in effetti, perché quelli non sembrano disegnati con la tavoletta grafica, qui sono molto pacchiani, nonostante siano fatti bene, sia chiaro. Mi piacciono molto, ma sono un po' pacchiani. Perché quelli 3D sono molto meglio, com'è possibile? Dove li hanno presi quelli 3D? L'hanno fatti da zero. Andiamo al tiro. Aspetta, voglio un attimino. Ecco, mettiamolo più al centro, magari. Tornado di fuoco. Remate di Gaia. Tormenta di fuoco, certamente. Kozomaru. Beh, Kozomaru è più tornado, però. Ci sta. Tormenta di fuoco. Ovviamente il gioco è spagnolo, se non si fosse capito, Non nel caso. Questo dovrebbe essere tipo mano pelosa, ma vabbè, non possono inserire tecniche da zero. Anche se spulciando alcuni file della ROM con Tinke, ho scoperto gli effetti grafici che ha il gioco. Ma è interessante, Se ci si perde un po' di tempo, qualcuno che gli piace queste cose può fare qualcosa di buono. Come appunto hanno fatto questi ragazzi. Allora io vorrei tirare con Gojin, che è questo qua. Segada! Cioè, segagli le gambe? Mamma mia! Ma mi sa che siamo proprio tanto più forti noi, Mi sa che siamo molto più forti. Vai. No, zona Sigma. Ok. Ah, la difesa quella... Ah, bella. Non me la ricordavo. Molto particolare. Asuto, cuba palla. Perfetto, Asuto. Oh, potenziazione. Non lo so, non... potenziazione. Ah, potenziamento. Potenziazione, cosa significa? Mamma mia. Tra l'altro oggi sono senza green screen, Si vede? Difesa multipla. Oh, ce n'era una, no, quella che ho letto prima. Regate multipla, com'era? Vabbè, questo da alcuni giocatori gli vanno incontro da soli. Ma quello col cappello viola? Non era bianco? Mano magica? Muraya Tsunami. Oh, Muraya Tsunami. Ah, difesa tripla è buono, Molto forte come tecnica, però non penso di usarla subito, cioè ci sprechiamo subito i punti. Ah, lui è più forte col tiro. Muro d'acqua! Ah, però viene respinta. Mansaku! No, niente Mansaku. Oh, mano di luce, vai! Però mi piace quando Noriko urlava Jinzahando! Poi non fa nulla perché... La fanno perdere apposta, povera Norita. Dai, Asuto, bravissimo, Asuto! Al centro per Gojin! Grande Gojin! Allora, Gojin, sei da solo. Puoi fare questo giro così e poi vai, regate multiple! No, zona Sigma. Ah beh, Mizukamiya posso perdonarlo, dai. Mizukamiya si perdona tutto. Dai, su, siamo 2-0, però ora non riesco più a segnare. Allora, Gojin, tu ascoltami, vai. No, perché si gira sempre? Vai qua. No, mi dà fastidio che si girasse la linea. Però Cruz del Sur. Non so. Croce direzionale, sì. Ah, ma stavano in furore. Ah, te pozzi, no. Ah, vincono comunque. Vabbè, ah sì, perché è vento lui. Quindi mi fa da elemento. Fine della prima parte. Non è un tempo, è a parte. Dai che stiamo andando bene, sì cabron, sì che stiamo andando bene. Allora, Gojin, vai qui. C'è qualcuno lì? Sì, perfetto. Vai. Potenziazione, ancora. Ma difesa multipla funziona in questo gioco? No, inizio ad avere un po' di dubbi. Vabbè, è un aereo, va bene, abbiamo capito. Bloccalo, dai. Mega terremoto! Uria! Scoppia! Emmete! Ah, un fuoco d'artificio è diventato, Ora Gojin, diretto! Director in Hanno! Dai su, Gojin! Allora, aspetta. Vaselina! No?
Remate Dragon, Tornado di Fuego e Pinguini Imperatore numero 1. Ma Pinguini Imperatore, dai, Gojin, voglio proprio vederlo potente. Ah, è viola! Quindi è diverso! È diverso, l'hanno fatto! Non è più rosso! Ah, bravi! Carino! Barriera di forza, quella più potente. Super barriera di forza. Italiani, abbiamo i nomi migliori per le tecniche. Sicuramente la canzone di apertura è migliore quella italiana che quella delle altre lingue, quindi questo è poco ma sicuro. Allora Dance, vai. Ah, su tutto, tocca a te segna, non facciamo brutte figure, mi raccomando. Che poi in realtà qui ancora il nome della Occult quando facciamo gli scontri, perché non hanno cambiato il nome della grafica. Ma chi è? Ah, col cappellino viola. Ma non c'era il colore tipo nero? Forse è un glitch grafico. Può essere che il colore è un problema di grafica, perché sì. Non è che è un gran problema, ma per capire cosa è successo. Guardalo come si rismarca. Assedio Rampago! Mamma mia, che nomi spagnoli. Da paura. Vai, tiriamo. Vaselina? No? Super Lampego! Ah, Inazuma Eiichi! Go! Sì, in giapponese, italiano. Fulmine Inazuma, com'è che si chiamava? Ah, i nomi italiani pure fanno un po' pena. Molto molto carina sta parte, ragazzi, davvero carina sta ROM. Non mi dispiace affatto, Se poi ci vogliono fare un gioco completo, me la giocherò molto volentieri tutta quanta. Ovviamente prima che esce il Great Road, se ce la fanno. E tra l'altro potrei anche giocarlo italiano, perché c'è il modo di cambiare appunto la lingua da spagnola a italiano, Si può fare tranquillamente. Testa raso, voglio farlo, testa raso. No, aveva finito. Aguiero ne... No, non si può dire italiano. Italiano è discriminatorio. In spagnolo no. In spagnolo proprio è il colore. Ma ragazzi, una vaselina? Dai! È il nome della tecnica, del tiro, non so perché vaselina. Vaselina, giusto. Regate multiple, difesa multipla questa, no? Sì, potenza massima a toppa. Non ha... Aspetta, no, devo posizionarlo meglio. Vaselina, acceptar o aceptarin. Ah, la campana! O il cucchiaio. Pallonetto, sì. Ancora guiero nero. Buco nero, cos'è? Vabbè, è finita comunque, dai. Va bene, fine del partito. Ci sta. Beh, ragazzi, 4-0, insomma. Potevo fare anche 5-0, però volevo fare vaselina. E testa raso. Hola, Mark, se chiedi di giocare un amistoso, avvisami, io mi occupo. No, questa era la hack ROM di Inazuma Eleven, il primo, per Nintendo DS, wink wink, quale emulatore cercare lo sapete, con i personaggi di Ares e anche Salvataggio. C'è un salvataggio appunto di uno del capogruppo. Ancora una volta, ripeto, il capogruppo vuole fare il gioco completo, io gli auguro tutto il bene. In descrizione, server Discord e pagina Twitter di questo gruppo, andate a supportare e a far sentire tutto quanto il vostro calore. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo. Bye bye!